Team Commando si è riunito. Si è riunito. Io vedo Simone, War Machine, Aquaman. Allora, quello che non sapete è che qui alla Maverick abbiamo una macchina del teletrasporto e Bollaro si sta trasferendo qui proprio in questo momento direttamente da Namek. Bolla! Bolla! Oh, scusate ragazzi. Too late, too late. Sono venuto oggi ad allenarmi con i miei amici che non vedevo da molto tempo. Dopo mesi e mesi di allenamento con Junior e Goku, finalmente. Ma si vede, infatti, hai fatto quell'allenamento che in 5 minuti sembra che ti alleni 10 anni. La stanza dello spirito del tempo. Era quella. Sì. Sì, il problema è che sono peggiorato perché ho catabolizzato tutto. Farò scoprire un po' di macchinari che forse non hanno a disposizione nelle loro palestre. Io allenerò spalle e tricipiti. Io, ragazzi, allenerò deltoidi, bicipiti e tricipiti. Io dorso e bicipiti. E io spalle e braccia, quindi ci diamo dentro oggi. Non ho capito un cazzo. Mi raccomando ragazzi, prima di iniziare a guardare il video iscrivetevi, quindi cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati nei prossimi video. E se vi piace il video, pollice in su, se non vi piace il video, esatto, pollice in giù. E soprattutto commentate sempre sotto il video il vostro parere. Forza ragazzi! Non ho nient'altro da aggiungere, se non andiamo a spaccarci. Le ho fatte molto lente, le prime 25, ho fatto fatica ad arrivare in fondo. Adesso si riparte però. Alzate laterali, 100 colpi in respose. E ti giuro, sono a metà e non ho più le spalle. Quando dicono allenarsi con i grossi carichi, 30 kg e sono alla canna del gas. Anche quando non ne avete più, ragazzi, portate il muscolo esaurimento anche facendo mezzo ripetizione, ma cercando di usare sempre la spalla o il muscolo interessato che state lavorando. Conta tantissimo. Oh, vale. Facciamo un bel lento avanti, piramidale, quindi andremo diminuendo le ripetizioni e incrementando il peso. Come ben sapete, sono stato fermo in questi mesi di quarantena, quindi adesso per me la cosa più importante è recuperare la forza perduta in precedenza. Vedo gli altri che si preparano per le gare, un po' mi rosica, però voglio costruire un fisico diverso e magari in un futuro, chissà, cambiare categoria. Ammetto che vedere loro in preparazione e pensare che io non gareggerò un po' mi ci fa pensare, però devo pensare a me, quindi, e soprattutto al lavoro nella mia palestra, che dopo il Covid sicuramente mi porterà via un sacco di energia in più. E la prima è andata. Oggi allenamento dorso. Sono partito come primo esercizio lat machine con l'impugnatura a triangolo. Adesso ho cambiato impugnatura, ho fatto 4 serie e adesso sto facendo altre 4 serie con questa impugnatura qui. Faccio 4 per 15 ripetizioni, 30 secondi di recupero, allenamento di pompaggio. Ci siamo, quasi. Merda. Se non riesci a grattarti la testa vuol dire che la spalla è piena. Guardiamo qua. 55. Ma siccome forse ho contato male, ne faccio 10 più per sicurezza. Riuscivi a stenderle dopo un po' le braccia? Io ho finito, eh? Sì, sì. Sono a metà. Sei pieno. Ragazzi, questo è il massimo.
Mi mancano 40, eh? Guardate quanto c'è di carico. Adesso vado a fare questa lat machine caricabile a dischi. Parto con un carico leggero, facendo un'esecuzione lenta e controllata sia nella fase positiva che negativa. Poi a mano che aumento, che passano le serie, vado ad incrementare il peso. Dai, sono 70 kg, 10 colpi, si sentono. Questa è la terza serie, adesso faccio la quarta, aumento 5 kg e cerco di farne 6-8, al massimo che riesco. Mi mancava. In tanti di voi che state guardando sarete nella mia stessa situazione, gente che non si è potuta allenare, gente che ha un po' casteggiato. Non demotivatevi, se adesso vedete i chili sul bilanciere che sono di meno rispetto a prima, se vedete un pochino più di pancia, che comunque a tutti quelli che mi hanno criticato faccio vedere una cosa. 2 mesi e mezzo, quasi 3, senza allenamento né dieta, e comunque, per carità, faccio schifo, però 3 mesi senza allenarmi né dieta, sono contento lo stesso. Non buttatevi giù, rimettetevi in riga, ricominciate ad allenarvi. Carichiamo. Allora, adesso facciamo alzata a 90 gradi, ragazzi, settiamo un attimo l'inclinazione più o meno ai 75 gradi, ci sdraiamo di petto, prendo un peso basso perché sennò non ci arrivo in fondo. Spero che la panca non si muove, invece si muove. Bene. Ok, una volta regolato lo sterno, alziamo i manubri per fare l'alzata a 90. Si sente sì. E sono appena 15. Parpasci come fai bene. Tutto 100, ragazzi, faccio del gran volume, faccio. E tutto ai macchinari faccio. Merda, sono a 75. È arrivato il momento di calare. 10 secondi. E si riparte. Guarda che bel gnocchetto di spada che mi è venuto, vero? Sto facendo una presa larga per una maggiore ampiezza del gran dorsale. Sono partito con ripetizioni lente, con carico basso, con delle isometrie nella fase di picco, e adesso con i carichi un pochino più alti sto andando con le ripetizioni un pochino più rapido. Ma i chili non sono tanti, 50 kg totali. Non sono molti perché oggi lavoro ad alte ripetizioni e recuperi brevi. Che fatica! Altro 100. Arnold Press, facciamo 3 serie. Dal massimo che riesco, riuscirò a fare 10-12 colpi forse, anche qui 17 kg e mezzo. Prima della quarantena lo facevo con esattamente 10 kg in più per braccio, lo facevo con 25-27. È un po' demotivante, però non si molla, ci torniamo in fretta. Un po' di scrollate non fanno mai male per far crescere questi trapezi. Ora passiamo ai tricipiti. Altre 100. Il trucco sapete qual è? Quando brucia il muscolo, fatene altre 20. Tu fanne altre 20. Lì sei sicuro che conta. Adesso le faccio con l'isometria in fase di contrazione.
io tendo ad alternare quando alleno il dorso sempre un esercizio di spessore, come in questo caso, con un esercizio di ampiezza, sempre scapole strette, mi raccomando, quando siete in contrazione. Non avevo mai provato questa impugnatura qui, veramente molto figa, quindi tanta roba. Cerchiamo di far vedere e di farci rispettare per questi bicipiti possenti. Tutti mi dicono che non vogliono fare le pose di bicipite con me e non capisco come mai. Adesso passiamo all'inverso. Non ti sento. Faccio una presa inversa per coinvolgere anche l'avambraccio. Mi raccomando, sempre polsi dritti per evitare di infiammarli. Vengono coinvolti maggiormente anche gli avambracci. Ho fatto push down, inverso largo e ora push down con corde neutro. Quindi prima ero in questa posizione, poi inverso largo e adesso posizione neutra con corde. Sempre lo stesso macchinario, non c'è bisogno di andare. Sì, ciao, buonanotte. Scusa che calo. Come dare un gioco nuovo a un bimbo. Portarmi alla palestra di Simone. Dobbiamo far crescere queste braccia, ragazzi. Nel frattempo, mentre ci siamo persi, ho fatto anche io la macchina per le strade laterali. Ho fatto 3 serie da 10 con l'ultima serie in stripping per portare un maggiore volume di sangue all'interno del muscolo. E adesso concludo i deltoidi facendo il rear delt, quindi peso messo 30 kg e cerco di stare sempre attorno alle 10-12 ripetizioni, cercando ovviamente di stare attento a coinvolgere principalmente il deltoide e non lavorare troppo di trapezio e di schiena, che questo è quello che sbaglia tantissima gente quando fa questo esercizio. Dopodiché passerò ai tricipiti. Questo ragazzi mi distrugge il bicipite, Bene, figurati, chi molla? Sti 2 mesi di fermo però mi hanno fatto passare l'epicondilite, quindi almeno posso ricominciare a caricare forte coi tricipiti. Una nota positiva c'è stata. Ti lascio la maglia. Sì, non muovo le braccia. The push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blown. Bastardo, ti rendi conto? Ha fatto la quarantena, ha mangiato la merda 2 mesi, è già pronto per la gara. Io invece la pelle è già pronta, ha già la pelle sottile. Si è appena terminato l'allenamento di oggi, dorso e bicipiti. Adesso è arrivata l'ora del pranzo e dato che sono in preparazione da gara, tra 2 mesi gareggio, e da questa settimana ho reintrodotto degli alimenti un pochino più puliti. D'ora in poi, come fonte di carboidrati, principalmente mangerò riso e gallette,
e avena, e come fonte di proteine pollo, albume e uova principalmente, e anche un po' di merluzzo. Oggi qui dentro ho messo curry, tonno al naturale e del riso basmati con pochissimo sale. Prima degli allenamenti ho fatto il mio pre-workout a base di 50 grammi di melograno e 30 grammi di cioccolata fondente tra il 90 e il 96%. È arrivata l'ora di mangiare. Per me 150 grammi di fesitecchino e buonalè! Post-workout come sempre, subito dopo allenamento, aminoacidi essenziali, quindi per un ottimo recupero muscolare, e Big Shot, che è pienissimo di vitamine, creatina, aminoacidi, elettroliti, quindi è un ottimo componente. Un misurino e un misurino, senza miscelarlo in acqua, direttamente in bocca come fanno gli animali. Bravo Simo. Lui non ha i Tupperware, ha il vassoio della mensa, vedi? Ecco. Ah, che te sei il santo del gruppo sicuro, non si può neanche staccarla. 80 grammi di Bresaola se riesco a staccarla, ma ecco, ecco, no. Questa è la tristezza assoluta. E tu la mastichi, perdi le proteine, perdi. Accidenti. Ah. Mm. Ragazzi, allenamento finito, come vedete. E sentite anche dalla voce di Nathan. il mio umore dopo l'allenamento, esatto. Cioè, cambio. Ti dico, io per ora sto benino. Io lo sento tantissimo, lo sento. Pazzesco. Non urli più, non fai più quel urletto. Io invece, dai. Io invece, ragazzi, tra poco vomito perché ho mangiato una scodella di riso così con il pollo. Scusate, il tonno. Per quale motivo tutte le volte che io non posso mangiare sto pezzo di cacca, ma anche nelle gare, quante volte avete visto che io sono lì che non mangio e lui mangia? Un maiale. Gli avevo dato la ricarica prima, ma quante volte? È vero. Sei proprio uno stronzo. È vero, mangiavi i biscotti in camera. Mi mangiavi i biscotti in faccia. E io non potevo, perché sennò andavo fuori peso. Non commento. Il giorno dopo. Io sono un secco. Beh, c'è qualcuno che si ricorderà forse un vecchio video dell'anno scorso dove io mangiavo un'arancia e voi mangiavate la pizza tutti quanti, brutti stronzi. È vero. Quindi adesso sai cosa si prova. Non ricordo mica. Io rimuovo tutto, sì, sai. Cercheremo di portarvi tantissimi contenuti come un'allegra famigliola, cioè tutti quanti insieme. No, esatto. Quindi anche una prova. Tutti e quattro insieme. Faremo anche un video sfida a Bologna da Nathan in campagna. E dobbiamo un po' ancora messo così, messo così. Il video sfida. Lasciate un like, ragazzi, e commentate. Team Commando.